Vi parlerei del concetto di originalità applicato al know-how, alle informazioni aziendali riservate. Allora, c'è una differenza fra originalità applicata al concetto di invenzione e originalità applicata al concetto di know-how? Sì, ed è enorme. Perché? Innanzitutto, come potete capire, penso, se l'ho spiegato bene, il concetto di originalità si trova nella norma che disciplina il segreto aziendale, in quel requisito che abbiamo definito non facile accessibilità agli esperti e agli operatori del settore, no? Cioè, in realtà il know-how segreto, tutte le informazioni aziendali riservate, non devono essere originali, nel senso brevettuale. Non devono costituire rispetto allo stato della tecnica un salto inventivo, perché questo è esattamente invece ciò che si richiede per poter brevettare. Okay? Originalità nel campo brevettuale è uguale salto inventivo. Originalità nel campo del know-how non è uguale a salto inventivo, è uguale a non facile accessibilità agli esperti e agli operatori del settore. Concetto totalmente diverso. Un'informazione commerciale, cioè per esempio delle condizioni di vendita particolari con degli sconti, sono informazioni aziendali riservate. Non è che siano originali, sono non facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. I disegni costruttivi di una macchina, una formula chimica, che magari non è brevettabile, ma se non è facilmente reverse engineerable, tanto per arrivare a quel concetto di subito, è come se è tutelata. E può essere tutelata per tutta la vita.